Benvenuti sul canale di Giungano Democratica, uno strumento innovativo che vi permetterà di conoscere da vicino i candidati alla carica di consigliere comunale. Il 25 maggio gli elettori andranno alle urne per votare il candidato sindaco. La lista Giungano Democratica presenterà il cavalier Francesco Palumbo, che tenterà di conquistare il terzo mandato dopo l'approvazione del DDL Delrio. Quest'oggi in collegamento telefonico con noi il sindaco Francesco Palumbo, candidato per il terzo mandato alla carica di primo cittadino. Buongiorno sindaco. Buongiorno Daniela, buongiorno a coloro che ci ascoltano. Il suo mandato da sindaco inizia nel 2004. Dopo 10 anni di amministrazione, quali sono stati i principali cambiamenti vissuti dalla cittadinanza di Giungano? Cambiamenti radicali che hanno portato Giungano al centro dell'attenzione, quindi avvicinandolo all'Europa, un paese dimensione appunto europea, un cambiamento che ha prodotto benessere per la comunità, un paese che oggi ha una sua attrattività sotto tutti i punti di vista e quindi è quello che credo che voglia ogni comunità. Dati più che positivi riscontri, in caso di vittoria quale sarà l'obiettivo che si prefissa di raggiungere? Gli obiettivi sono quelli di completare il lavoro che abbiamo messo in campo, ci sono da portare a termine alcuni impegni come quelli del centro benessere, completamento che produrrà ovviamente una ricaduta turistica notevole, ci sono quelli dell'area PIP per le attività produttive, perché la nostra area PIP è un centro di produzione di eccellenza dell'agroalimentare, ovviamente collegato con tutti i prodotti della dieta mediterranea, quindi non solo prodotti ma anche impegnarci su creare quelle condizioni di stile di vita che producano un benessere generale. E ovviamente l'aspetto del turismo con la riqualificazione del centro storico, abbiamo in questi giorni incontri costanti per il restauro di Palazzo Picilli, che diventa il fiore all'occhiello della comunità. Poi con il PAES, quindi tutto ciò che riguarda l'aspetto dell'ambiente, delle energie alternative, abbiamo avuto già finanziato appunto questo importante strumento unitamente ai comuni di Capri, Anacapri, Pompei ed Altavilla Selentina. Quindi attenzione al territorio guardando esclusivamente a quelle che sono le caratteristiche di Giungano, quindi agricoltura di altissima qualità e ovviamente il turismo che è un'economia pulita, dove Giungano, essendo parte della Cora di Pestum, si riesce a comprendere con esattezza l'importanza e la potenzialità che dovrà avere. Oggi ci sono tutte le condizioni, quindi il mio impegno è finalizzato a completare questo importante lavoro che nel 2004 abbiamo messo in campo. Ed io ringrazio e saluto il sindaco Palumbo. Ringrazio lei per l'opportunità e il momento che ha voluto dedicarmi. Arrivederci.